In questo video vi mostro il test di De Renzi, che è un test che si utilizza per valutare l'aprasia, un quadro clinico che si manifesta specialmente nei pazienti emiplegici destri. La paziente in questione infatti ha un'emiplegia destra ed è chiamata a copiare i gesti del terapista col suo arto definito sano, cioè quello di sinistra, come se si trovasse di fronte ad uno specchio. Utilizzo spesso video di questo tipo per sottolineare come una lesione cerebrale non coinvolga direttamente solo i muscoli e gli arti dell'emilato interessato, ma specialmente le funzioni cerebrali che permettono il movimento. Infatti, come vedete, la paziente ha notevoli difficoltà di prestare attenzione al gesto eseguito da me e riprodurlo in maniera fedele. Il test è costituito da una serie di gesti studiati proprio per estrarre le difficoltà specifiche del paziente che ha nel movimento e nella sua attenzione. Difficoltà che non possono essere non considerate all'interno del trattamento riabilitativo. Vedete le difficoltà che incontra la paziente nell'organizzare il suo gesto, nel selezionare le articolazioni corrette da mettere in gioco proprio per riprodurre il gesto da me eseguito. Bene, queste difficoltà devono essere considerate negli esercizi di riabilitazione che eseguiremo per permettere alla paziente di camminare di nuovo e di ripoter muovere il suo arto superiore destro per la presa degli oggetti. Più che mai una riabilitazione indirizzata sul rinforzo muscolare, sulla mobilizzazione passiva degli arti e sullo stiramento passivo dei muscoli non trova fondamento proprio perché a monte ci sono delle difficoltà di tipo cognitivo che rappresentano la gran parte del problema di questa paziente. In questo momento sto portando l'attenzione della paziente all'orientamento della sua mano, che come vedete è diverso da quello della mia. Questo è uno dei problemi di tipo spaziale e di orientamento che i pazienti aprassici in genere hanno. Considerate che in tutte le attività di movimento potrebbero presentare questo tipo di problema, nel cammino o nella presa degli oggetti. Per questo aspetto deve essere considerato. I nostri movimenti sono l'espressione di un gioco armonico e complesso di rapporti tra le nostre articolazioni per un determinato scopo. Vedete adesso in questo gesto come la paziente abbia la difficoltà di mettere in rapporto le proprie articolazioni per compiere questo semplice gesto. Prevede l'esecuzione dello stesso gesto per diverse volte, per poter permettere al terapista di individuare le capacità del paziente di poter apprendere e quindi migliorare il gesto in seguito a diverse esecuzioni. Se vogliamo, questo è un gesto da copiare abbastanza complesso, infatti
ci sono diverse articolazioni in gioco e le direzioni dei movimenti sono diverse. Tra l'altro l'indice ha una lunghezza diversa dal medio e quindi per entrare in rapporto con il suolo, quindi con il tavolino, deve modificare la sua lunghezza. Ma in questo caso, come vediamo, la paziente commette delle omissioni importanti, seleziona solo le due dita e tra l'altro non le mette in rapporto con il suolo. Immaginate come nelle attività del cammino questo tipo di difficoltà possa rendere quel gesto davvero complesso. Anche in questo caso vediamo che la paziente dimostra la sua difficoltà di orientare nello spazio il proprio corpo. Vedete, la mano non trova l'orientamento giusto ed il rapporto con il mento. Per un'altra volta quindi abbiamo un indizio su come poter arricchire poi i nostri esercizi con questo elemento per permettere alla paziente di migliorare questo aspetto. Mentre ora vediamo un altro problema che spesso si manifesta nell'emiplegia destra e nell'aprassia, la perseverazione, che è presente anche nei disturbi del linguaggio. Infatti la paziente, come vedete, ha eseguito nuovamente il gesto che era stato precedentemente richiesto. In questo gesto da imitare, invece, si manifesta la difficoltà della paziente di organizzare una sequenza temporale ben precisa. Ma in definitiva, tutti i nostri movimenti hanno la propria finalità nell'organizzazione di una sequenza temporale ben precisa con delle caratteristiche di spazio ben organizzate. Questo si tratta di un test e non va confuso con gli esercizi che saranno di natura diversa. Questo test ci permette solo di indagare in maniera più intima e approfondita quelle difficoltà che spesso sono nascoste e sono invisibili, cioè le alterazioni di tipo cognitivo. La difficoltà di prestare attenzione, la difficoltà di poter apprendere, la difficoltà di ricordare e la difficoltà di organizzare il proprio movimento nello spazio. Ecco, tutte queste caratteristiche dovranno essere tenute conto all'interno della costruzione dei nostri esercizi. Proprio per questo è fondamentale la riabilitazione neurocognitiva per la riabilitazione post-ictus.